Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Fight Club. In particolare il nostro protagonista è un giovane adulto la cui vita è molto noiosa, molto stanca, molto ripetitiva e fondamentalmente vuota. Ed è proprio qui, durante un viaggio di lavoro, che incontra Tyler. Con Tyler costituisce il cosiddetto Fight Club. In generale si tratta di un club di combattimento. Questo cambia totalmente la vita del nostro protagonista da tanti punti di vista, perché lui inizia a sfruttare ciò che avviene al club e il modo in cui si sente non solo per effettivamente una soddisfazione personale, per effettivamente riuscire a dormire. Lui inizia a ragionare anche trasponendo alcuni ragionamenti e soprattutto facendosi guidare tantissimo da Tyler nella sua vita privata. Il nostro protagonista cambia totalmente, diventa una persona completamente diversa. Secondo me è un testo a dir poco geniale, ok? Per tanti punti di vista, per questo discorso del Fight Club. E una cosa di cui, tra l'altro, proprio grazie a questo libro ho avuto l'occasione di parlarne con un ragazzo che io non conosco nella vita di tutti i giorni, che ho conosciuto online. Il fatto che per chi è veramente tanto arrabbiato nella propria vita e o chi cresce in un contesto sociale molto particolare, io mi sento di dirvi, e questa è la parte più realistica di questo libro, che alle volte nella violenza non trovi, dopo un po', non trovi più il motivo morale e nemmeno un boost dell'ego, ma dopo un po' diventa, l'insieme di tutte quelle caratteristiche intorno al fatto, ti dà proprio un'adrenalina, il semplice gesto, ed è terrificante al pensiero, perché in realtà noi siamo appunto animali estremamente proni alla violenza e credo che questo sia uno dei principali motivi perché da un certo punto di vista noi godiamo della violenza nella sua esistenza pura. Troviamo questa anarchia che è estremizzata con lo scopo di distruggere completamente tutti quelli che sono le strutture, gli schemi economici, sociali e culturali della loro zona tramite anche la violenza. Non è proprio una roba molto felice, però allo stesso tempo è veramente tanto intrattenente, tanto interessante, figo proprio leggerne. Il più grosso problema che io ho trovato all'interno di questo testo, e potrebbe essere dato prima di tutto dal fatto che comunque può essere una mia percezione, e due, se è una cosa esterna, potrebbe essere dato dal fatto che è stato il primo testo pubblicato dall'autore nel 96. La scrittura è estremamente confusionaria. Ci sono dei punti in cui tu leggi e genuinamente non capisci tu che cosa stia leggendo, di che cosa si stia parlando, che cosa sta cercando di dirti in quel momento. L'inizio, che vuole essere un inizio un pochino più cinematografico, quindi per il primo capitolo ti fa vedere verso il finale e poi torna indietro praticamente, io mi sento di consigliarvi di provare ad iniziare a leggerlo. Se vedete che vi trovate come mi sono trovata io, saltate il primo capitolo perché non serve. In generale è un titolo che io mi sento di consigliare principalmente a quelle persone che vogliono tanta azione. Se vostro figlio, vostra figlia adolescente vuole leggere questo libro, non è così tanto distante dal film, nel senso che fondamentalmente se una scena è violenta nel libro, ci sarà la stessa scena violenta anche nel film. Quindi io non sono per niente per la censura, l'opposto. Io mi sento di dirvi che questa ad un adolescente potrebbe molto piacere, perché magari ha visto il film, perché magari piace la premessa. Fateglielo fare, lasciateli leggere, perché quello che è importante è non metterli, tenerli in una campana di vetro. Ripeto, non credo nella censura. Ciò di cui persone giovani hanno bisogno è contestualizzazione, è di essere seguiti all'interno di alcune letture, non di non leggere affatto. E poi ovviamente lo consiglio a chiunque sia interessato in generale. Adesso facciamo un piccolo saltino molto breve al film, ovviamente, cioè l'unico motivo per cui io ho in mano questo libro è dato dal film. Io l'ho visto qualche anno fa perché me l'ha fatto vedere un ragazzo, l'ho amato, ho amato il personaggio di Marla per tantissimo tempo. Mi ci sono identificata. In generale il film a me piace molto, è molto bello, io mi sento di consigliarvelo. Il libro sicuramente, oltre a presentare alcune modifiche, però amplia
ovviamente. Gli attori sono incredibili. Tra l'altro, per questa recensione ho visto il film per la prima volta in inglese, perché l'ho sempre guardato in italiano. Adesso è un periodo in cui sto guardando tutto solo in lingua originale, ed è ancora meglio. Io cosa vi consiglio? Prima il film o prima il libro? Ovviamente, come al solito, bisogna basarvi sulla vostra personale idea, ciò che voi vorreste fare per in primis. Io mi sento di consigliarvi di vedere però prima il film, perché il libro, come dicevo, a parte alcune modifiche, è fondamentalmente un ampliamento del film, quindi un po' come è stato per Alien, è sempre meglio guardare quello che è un pochino più sintetico, perché così poi tu ti leggi l'ampliamento e ha più senso, invece fare al contrario ti annoi magari. Detto questo, ovviamente a me il libro è piaciuto tanto, però ha delle criticità ed è più che giusto definirle. Vi consiglio comunque la lettura e io non mi dispiace di averlo letto assolutamente, sia perché così intanto l'ho letto e adesso so com'è, ma poi perché comunque mi è davvero piaciuto leggerlo. Quindi, detto questo, fatemi sapere voi che ne pensate, se l'avete letto, se avete visto il film, se lo leggerete, se vedrete il film, tutte le varie combinazioni, anche degli argomentini di cui abbiamo trattato. E niente, noi ci vediamo al prossimo video.